Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di come accogliere gli ospiti e come renderli a loro agio. Noi dovremmo trattare gli ospiti esattamente come vorremmo essere trattati noi, e quindi cercando di evitare il più possibile di mettere a disagio una persona, anche magari con cose che noi non pensiamo. Una cosa importante è quella di preparare prima del suo arrivo alla sua stanza o il posto dove abbiamo deciso che debba dormire, anche se sarebbe meglio riservare lui se c'è possibile una stanza per privacy o perché magari faticherebbe anche solo a dormire, per esempio in un soggiorno o in un posto con la porta aperta. È giusto ovviamente affidare ovviamente all'ospite coperte pulite e anche gli asciugamani, in modo tale che l'ospite non abbia... non debba chiederveli, e ovviamente preparate anche sul comodino una bottiglia di acqua e un bicchiere, e non aspettate che sia l'ospite a dover poverino morire di sete o girare per casa di notte alla ricerca dell'acqua, un cestino perché potrebbe averne bisogno. E poi potete magari fornire all'ospite anche, visto che non conoscete le sue abitudini, magari uno o due libri diversi da leggere magari durante la notte, e se c'è una donna, magari affidare lei una crema mani o una crema corpo, dipende dalla stagione. E poi soprattutto, se fornite una saponetta per esempio e non un sapone, cercate di fornire cose nuove. Quindi se è una saponetta per esempio che le date per lavarsi le mani, che la saponetta sia nuova e non utilizzate sporca. Cercate di metterla a suo agio, assicuratevi anche che magari si chiuda correttamente la tapparella, quindi che non entrino raggi di sole, e in questo modo magari la persona non riesca a dormire. Assicuratevi che ci sia spazio per mettere le sue cose, e soprattutto avvisate prima delle attività che volete fare, in modo tale che l'ospite non sia sprovvisto dell'abbigliamento adatto. Se volete andare a fare un'escursione in montagna ma voi non abitate in montagna, magari specificatelo prima, così l'ospite non si troverà un attimo a disagio e non dovrà neanche fare compere dell'ultimo minuto che magari non si può neanche permettere. E nulla, questi sono tutti i miei consigli, fammi sapere tu che cosa ne pensi. A me piace sinceramente, quando ho degli ospiti, trattarli veramente come persone speciali e fargli capire che realmente io volevo che loro passassero del tempo con me e non che non avevo niente da fare. Ci tengo a sottolineare questa cosa, perché secondo me si è un po' perso di vista questa condivisione da quando esistono i cellulari, da quando bisogna per forza avere una vita frenetica e quindi essere molto social, avere molti amici. Invece a me piacciono ancora, insomma, quelle vecchie maniere. Fammi sapere tu che cosa ne pensi, ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!